Attorno al tavolo questa mattina con l'assessore regionale al bilancio Giovanni D'Amico e i sindacati, insieme per dire che accordo c'è stato sulla delibera di giunta che in pratica prevede la stabilizzazione di 73 precari storici e l'avanzamento di livello. Una delibera che ha suscitato per la verità qualche polemica anche dopo la famosa legge sulla stabilizzazione dei precari, in particolare per quella parte relativa ai portaborse. Questa pagina D'Amico, l'assessore regionale al bilancio, va davanti, promozioni trasparenti, la regione nella bufera, titola Lilli Mandara. Cosa prevede questa delibera? Prevede il piano per le progressioni interne del personale, avvia il primo assorbimento di precari, 73 contratti a tempo determinato, quindi è un atto che ordina l'attuale situazione organica. Le progressioni sono un risultato sindacale atteso da 18 anni e che è un giusto diritto riconoscere ai lavoratori. E le polemiche che ha suscitato questa delibera cosa risponde? Ma che sono assolutamente infondate, perché io in settembre ho avvisato tutti i capigruppo consiliari che avremmo proceduto a chiudere gli accordi in via definitiva ed approvare questo piano. Il ministro Fitto ha impugnato anche l'articolo che è coerente con le norme sulla stabilizzazione approvate dalla Giunta, che noi difenderemo presso la Corte Costituzionale. Per quello che riguarda la questione dei portaborse è una norma introdotta dal Consiglio regionale, ma sbagliata in quanto l'accesso alla pubblica amministrazione per diritto costituzionale è un accesso previo concorso pubblico. L'assunzione dei cosiddetti portaborse dei collaboratori, ho già impugnato altri provvedimenti della Corte Costituzionale di altre regioni in questa materia. Tornando alla delibera illustrata oggi, D'Amico ha detto che sarà approvata dalla Giunta giovedì prossimo e che ciò rientra nell'ordinaria amministrazione. Essendo l'Abruzzo commissariato non c'è la possibilità di intervenire con provvedimento anche legislativo da parte del Consiglio regionale su questa materia. We are one nation and together we will begin the next great chapter in the American story with words that will ring from coast to coast, from sea to shining sea. Yes, we can. Dipendenti regionali vogliono dire la loro. Allora, quando si parla di verticalizzazione non si parla di regali ai dipendenti regionali. La verticalizzazione è un istituto contrattuale che tutti gli enti d'Italia, siccome era previsto l'articolo 4 del contratto del 99, hanno attuato. L'unico ente che non ha fatto la verticalizzazione del proprio personale, quindi un riconoscimento delle professionalità acquisite tramite selezione, è stata la Regione Abruzzo. Quindi tutto rimane sospeso in qualche modo? No, le leggi hanno efficacia e quindi noi procediamo con le progressioni del personale interno e con le stabilizzazioni dei precari, per come avevamo già approvato in gennaio un piano di stabilizzazione del precariato e per come abbiamo fatto accordi sindacali.